Benvenuto intanto e buon lavoro. L'accoglienza è calorosa, anche se siamo qua al fresco, insomma, della vetta ericina. Subito vedo ampie aperture e possibilità di collaborare con altri pezzi del territorio come il distretto turistico occidentale. C'è da lavorare, ma questo non fa paura, anzi stimola. Beh, il lavoro è la cosa più divertente che ci sia, se lo si fa con passione e per un buon obiettivo. In effetti ho già avuto molti incontri, a partire dall'assessore Samonà, alla sovrintendente di Segesta, la Funivia che è fondamentale, la Salesiana e molti amici qua che avevo e che sto facendo di nuovo. Ci sono molti progetti. La Fondazione ha enormi possibilità di sviluppo, basti pensare che la Funivia porta qua 460.000 persone l'anno, solo 30.000 usufruiscono delle mostre e delle iniziative della Fondazione Erice Arte, possono essere raddoppiati, triplicati, devono essere raddoppiati, triplicati con iniziative belle, attraenti e che arricchiscano tutti quanti in ogni senso, culturale ed economico. Non è soltanto una questione di curriculum, sin da ieri che si è insediato già il nuovo CDA formalmente, è stata la consegna formale e ha anticipato quelle che sono le prospettive, una sua visione di quello che dovremmo realizzare ad Erice e quindi sicuramente dei passaggi assolutamente importanti che porteranno Erice, ed è questo l'obiettivo dell'amministrazione ed è stato, ad uscire un po' fuori dai confini provinciali e regionali ed avere un respiro più nazionale e internazionale. Sicuramente col professore Giordano Bruno Guerri riusciremo ad avere, diciamo, questo percorso e riuscire a volare oltre i nostri magnifici confini di questo magnifico territorio che ci caratterizza. Sì, orgoglioso e soprattutto contento per la fiducia che mi è stata accordata dai due sindaci che mi hanno voluto alla fondazione, prima Giacomo Tranchida e poi Daniela Toscano, dai rapporti di collaborazione che si sono instaurati, dalle positività che sono venute al territorio ericino, dall'aver ripreso alcune manifestazioni che erano andate via come la Zampogna d'Oro, come la musica medievale, con questo splendido Natale che ha acquistato una valenza veramente quantomeno regionale, come uno dei Natali più belli che ci sono in Sicilia. La fondazione la lascio bene, è economicamente non è in rosso, è in verde abbondante. Ho detto al professore Guerri che lascio una bella piattaforma dove c'è un elicottero che il professore Guerri saprà sicuramente far volare molto alto. Ma la collaborazione di Butera non finisce qua con la fondazione? No, assolutamente, io, diciamo, per Erice, dove sono nato e dove ho vissuto fino a 40 anni, faccio tutto, ecco, insomma, quindi se avranno bisogno di me, se ci sarà qualcun altro che avrà bisogno di me, sono qui a disposizione per quel minimo che posso garantire.